progetto era questo, oltre ad avere un'aula normale, di avere l'introduzione della professoressa Nick Magnier, che è il presidente del corso di laurea in disegno e gestione delle imprese sociali, che è il corso di laurea dentro il quale quest'anno ho insegnato e dentro il quale abbiamo organizzato questo seminario di economia della salute mentale, di cui vi parlo molto brevemente adesso, fra un attimo. Prima l'organizzazione, l'idea era questa, di avere due lezioni, cioè due parti delle quattro parti in cui si divide questa lezione, prima di pranzo, concederci mezz'ora di pausa pranzo, altrimenti alle 4 nessuno di voi sarebbe stato vivo, e poi fare le altre due parti della lezione e eventualmente una sessione di risposta alle domande che vorrete fare, quindi dopo pranzo. Il programma rimane questo, anche se forse il pranzo slitterà un po' avanti, poi sarà anche complicato ritornare tutti su, cioè dovremmo fare un pranzo tutti insieme appassionatamente, perché altrimenti non ci si ritrova. Vabbè, ci daremo un appuntamento. Quindi io non, in realtà adesso non prendo tempo, soltanto così diciamo rispondere a forse a una curiosità non delle mie studentesse che conoscono bene il tema, ma degli altri che vedo e che non conosco, cioè che cosa c'entra che cosa può entrarci questa lezione di storia della psichiatria in Italia in un corso di economia delle scelte pubbliche. E come vi ho detto, in realtà l'occasione è nata avendo quest'anno un gruppo di studenti di un altro corso di laurea, e con queste studentesse abbiamo quindi organizzato, come dire, un percorso che avesse senso per il loro corso di studi, che mettesse insieme l'economia e la psichiatria, perché la psichiatria, diciamo che in generale mi sto occupando da molto tempo precisamente di questa materia al confine tra le due discipline, l'economia della salute mentale. L'economia della salute esiste da sempre, l'economia sanitaria è una disciplina molto battuta e molto nota. L'economia della salute mentale è una disciplina esistente, non la sono certo inventata io, però diciamo è invece molto poco battuta soltanto di recente, e in conseguenza all'infittirsi di messaggi di allarme che partono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, piuttosto anche che da vari organismi internazionali, circa l'incidenza crescente della malattia mentale. Allora, di nuovo, che c'entra questo con l'economia? C'entra perché la malattia mentale ha, come si dice noi economisti, un forte impatto, ha delle esternalità negative molto forti, più importanti di quelle che hanno problemi di salute fisica in generale. L'impatto va non soltanto sull'individuo che soffre di una malattia, ma anche e forse soprattutto sulle persone che lo circondano. Quindi per questo esternalità negative, perché il costo non è soltanto un costo individuale, ma è a tutti gli effetti un costo sociale, che in parte la letteratura adesso riconosce, lo riconosce per vie varie. Per esempio, viene misurato l'impatto sulla mancanza o sulla diminuzione importante di produttività sul lavoro, queste che ha una persona quando si ammala di una malattia mentale. Naturalmente lo stesso impatto potreste pensare c'è anche quando uno ha una malattia fisica, infatti è piuttosto così, diciamo, però il decorso è molto diverso della malattia fisica e della malattia mentale nel tempo e a volte anche nelle manifestazioni. Ora quindi, diciamo, il tempo doveva essere un pochino più largo, mi fermo qua. Posso dire soltanto che la differenza tra l'economia sanitaria in generale e l'economia della salute mentale sta forse precisamente nell'idea che c'è di intervento pubblico. Forse si può dire che se l'intervento pubblico nel caso della difesa della salute, che insomma sappiamo, conosciamo, è conosciuto costituzionalmente e così via, se nell'intervenire sulla salute fisica l'intervento lo possiamo pensare come un intervento a livello individuale, forse l'intervento pubblico nella difesa, nell'attenzione alla salute mentale lo possiamo pensare come un investimento sociale sulla società.
Detto questo, io lascio la parola alla collega, dove sei? Eccola, che invece vi introduce, diciamo, questa lezione. Sì, basta, qualche riflessione. No, questa è la presentazione di questo libro, un'occasione importante, un'opportunità importante per gli studenti del corso di GIS, del disegno e gestione degli interventi sociali. E quindi credo che dobbiamo essere riconoscenti verso Anna Fettini per averlo organizzato e anche agli esterni di aver accettato di partecipare. È un'occasione importante, secondo me, di riflessione anche tra discipline diverse delle scienze sociali. E questo è indubbiamente un libro importante che pone tanti problemi, non solo epistemologici, ma anche di etica delle nostre materie e anche di relazioni tra le diverse materie nella storia e oggi, che è quello che cercherò in qualche modo di valorizzare. Poi vi potrei parlare a lungo, che tipo di libro è, prima di tutto? È indubbiamente un libro militante. È un libro militante perché illustra con convinzione, in particolare, la prospettiva dell'analisi collettiva di Massimo Fagioli, però fonda questa, il sostegno a questa proposta in una ricostruzione della storia, della psichiatria, della psicologia, della psicoterapia italiana tra le scienze sociali, che è abbastanza, che è estremamente originale e che suggerisce idee di lavori simili anche in altre discipline. Quindi, perché si va a cercare la storia? In quel caso lì la storia diventa, come dicono gli autori nell'introduzione, lo strumento di interpretazione dell'attualità e di conoscenza del senso del proprio operare. Io credo che quella sia una bellissima definizione della relazione tra storia e scienze sociali applicate, che sono quelle che ci interessano, mi interessano in particolare, anche se la sociologia applicata qui bisogna non troppo dire che la si fa, perché se non si fa teoria intensamente si passa per un po' voto marginale. Allora, di che cosa è fatto questo libro? Ha una struttura molto coerente, è costruito molto bene, segue il percorso storico, però è anche un libro che si può leggere diversamente, come una successione di medaglioni che sono estremamente suggestivi. Questi medaglioni sono relativi a figure della disciplina psichiatrica, della psicologia e della psicoterapia, sono tanti, Francesco Guidi, Dorselli, Santo di Santi, Gemelli, Cerletti, Galli, Calluzzo, Basaglia, Fagioli, Sicilia, ce ne sono tantissimi che ogni tanto chi non è della materia sente citare e qui si sa che cosa hanno fatto in poche righe, quindi è molto efficace. Sono dei medaglioni anche su dei fatti di società che sono particolarmente esemplificativi, dalla sonnambula di Bellini e il suo successo nel 1831, l'ipnotizzatore d'Ontro, che noi qui questo dibattimento conosciamo non soltanto per il sistema di ripartizione dei resti elettorali, ma quello è un altro mondo che ipnotizzava efficacemente, le indemoniate di Mersenis e poi questa storia meravigliosa dello scrimovato di Collegno, che qui è ricordato molto bene, ed è interpretata come rappresentazione dell'Italia del dopoguerra, cioè queste due persone che si erano perse in guerra, hanno perso la loro identità come il paese, c'è questa empatia di tutto il paese nella ricerca della ricostruzione dei personaggi. Poi ci sono dei medaglioni sui documenti fatti bene, la legge Giolitti, il DSM, questa curiosa intervista a Cozzano. Ecco, ci sono documenti di vario tipo sui quali trovate informazioni molto rapide di questo, una specie di piccola enciclopedia. Poi ci sono delle esperienze che sono descritte molto bene, in particolare quelle degli ultimi anni, le strutture riabilitative dalla fine degli anni 90, quelle esperienze, la psichiatria di comunità, come è cambiata negli ultimi anni. Quindi è un libro nel quale anche chi non è psicoterapeuta, psichiatra o psicologo trova rapidamente l'informazione che mancava. Ecco, però è anche una ricostruzione storica molto lineare,
che si articola a partire da una riflessione molto pessimistica generale, che è la seguente. Alla luce di quanto accade nel XX secolo, si può concludere che il fallimento degli sforzi di studiosi di psicologia, medici o non medici, sia dovuto al fatto di essere rimasti tutti all'interno dell'epistemologia razionalista, della metodologia diagnostica oggettivante e catalogante, della eziologia dell'alterazione degli ordini della coscienza, dell'attività terapeutica assettica e neutrale. Questo credo che sia la frase apolitica da ricordare, perché lì c'è in qualche modo il senso profondo. Questa definizione, questa caratterizzazione, come si giustifica? A partire dalla ricostruzione storica della storia della disciplina attorno a snodi principali. Due snodi fondamentali. Alla nascita dell'Italia, che è anche la nascita della psicoterapia. Più o meno. E come avviene questo? Avviene in un contesto che viene definito come un contesto scientificamente positivista, cioè questa associazione tra la nascita del paese e l'affermazione del positivismo è uno dei temi ricorrenti nel libro. Questa associazione molto forte porta all'affermarsi in un'opzione organicista in molte discipline, in particolare. Quindi c'è un evento, un momento fondamentale, che è quello della possibile precoce nascita della psicoterapia, che è quella del magnetismo. Il magnetismo che rompe l'esorcismo, il magistero ecclesiastico su tutte le attività. Questo momento magico progressivamente viene riassorbito sotto la spinta di due filoni, di due movimenti di pensiero, da una parte il positivismo e dall'altra l'idealismo italiano. Questo è il primo snodo che vede in qualche modo un'opportunità fallita, persa. E questa fase che poteva essere positiva si chiude, mi sembra aver capito, col quinto congresso internazionale di psicologia a Roma nel 1905, che rappresenta una battuta d'arresto nel dialogo tra discipline, tra i vari filoni interpretativi. Ecco, sostanzialmente tutto è già detto in questa prima fase della storia italiana, e spiega molto della fase 2, che è quella che sostanzialmente comincia dopo il secondo dopoguerra, nella quale la parte della psichiatria che era meno rigidamente allineata sull'organicismo si apre, si dice, alle insidiose influenze della psicoanalisi e della Dasein-Analysis. Qui poi si ricostruiscono i paradigmi che poi si succedono in questi anni molto ricchi, tra l'altro, nella storia delle varie discipline: la psichiatria descrittiva, quella fenomenologica, sociogenetica, la riabilitativa e poi il momento più vicino a noi della vittoria dell'approccio stile DSM e neuroscienza. Ecco, qui torneremo ovviamente con gli autori su questi temi. Volevo soltanto darvi la breve introduzione alla ricchezza del volume, la pluralità di letture anche che ne possono essere fatte. Come tutti i libri buoni, invece di chiudere i problemi, li apre. Quindi io, dopo questa lettura, rimango non appagata sotto tre profili, che ora vi dirò per lanciare la discussione. Allora, prima è primo è un profilo strettamente mio in questo consesso, vale a dire sociologico. Cioè io mi chiedo perché noi non abbiamo, siamo riusciti ancora a produrre una cosa di questo tipo? Perché le
riflessioni sulla storia della sociologia da parte dei sociologi italiani danno sempre tanto spazio alla sociologia internazionale e poco spazio a quella nazionale, perché si concentrano sugli aspetti più prettamente, cioè, sulla sociologia teorica, senza andare a guardare poi quale sia stata l'applicazione della sociologia. Quindi guardando come sia stata usata la sociologia applicata, per non dire la sociologia clinica, temi importanti penso per i ragazzi di disegno e gestione degli interventi sociali. Cioè, se guardiamo bene i testi nostri che possono avvicinarsi a questo tipo di impostazione, sono soltanto tre. C'è il testo di Varbano, che è molto incentrato sul rapporto con la filosofia, interessante, però parla di un periodo breve, 45-60. Il testo di Bourgalassi, che si ferma al 45, e poi alcuni saggi di Laura Balbo ed altri del 75, su quello il titolo L'inferma scienza. Sono le uniche cose che nel panorama sociologico italiano io vorrei avvicinarsi un po' a quello. Allora, lì sotto questo profilo non mi potete rispondere, che ne parli con esercizio. Invece, sono due altre dimensioni sulle quali non sono del tutto soddisfatta. Allora, la prima riguarda la specificità di questa disciplina. Cioè, sono ovviamente rimasta molto colpita da una frase che è citata nel testo, un articolo pubblicato nel 2012 nel British Journal of Psychiatry, che, nel quale un psichiatra autorevole, penso, dichiarava invece di occuparsi della ricerca e della formazione dei futuri psichiatri, la psichiatria accademica si è allontanata dalla pratica clinica e dalla realtà dei pazienti per dedicarsi alla ricerca della causa biologica e genetica della malattia mentale. Ecco, questa caratterizzazione dell'accademia in fondo non è particolare, cioè la potremo applicare a tante altre discipline. Che cosa c'è di speciale? Perché sembra che gli autori qui insistano sul fatto che c'è uno sviluppo particolare di questa disciplina. Cosa c'è di diverso, in fondo, quando mi si dice che... come questa cosa, cerchiamo di trovarla. Il rischio è che queste prassi innovative finiscano per perpetuare l'impostazione ateorica della disciplina. Questi sono tutti i temi che sono di altre discipline. Allora, la differenza sta nell'impatto che ovviamente la vostra disciplina ha sulla salute degli individui, però in fondo anche le altre scienze sociali hanno un impatto abbastanza. E poi soprattutto l'altro aspetto sul quale non sono del tutto appagata riguarda la specificità italiana. In qualche modo insistete con regolarità sul fatto che in Italia le cose si siano svolte diversamente di quello che è successo in tanti altri paesi. Segnalate le differenze di tempi, per cui alcune pratiche, alcune teorie sono arrivate in Italia più tardi, più lentamente, sono tornate indietro. Ad esempio, c'è stata poca, precoce revisione italiana della psicanalisi, questo lo dimostrate abbastanza bene. Però non è che il dibattito italiano fosse lontano da tutto quello che succedeva sotto questo profilo. Insomma, anche chi non è della disciplina di Paolo Alto, di Paolo Alto ha sentito parlare di Roger Sant, vuol dire, non è che ci fosse una lontananza fondamentale. Allora, io mi chiedo se più che nella storia interna della disciplina le specificità non siano nelle relazioni tra le discipline e le istituzioni. Cioè, a un certo momento notate che ci sono stati nel secondo dopoguerra tre protagonisti principali che avevano delle impostazioni epistemologiche e pratiche diverse. Organicismo, potere istituzionale, università, ospedali psichiatrici, psicanalisi, mercato del malessere psichico del privato, psichiatria alternativa e democratica,
la società degli intellettuali, diciamo così. Allora, io mi chiedo se la specificità italiana, più che nella relazione tra le discipline, quella che indagate di più, non vada cercata in queste direzioni, cioè le relazioni con le istituzioni. E lì sono temi che esulano dalla psichiatria stessa, vale a dire quali sono le caratteristiche italiane delle relazioni tra le comunità di sapere e le istituzioni, le comunità di sapere e il mercato, la figura dello scienziato in Italia e in altri paesi, che è un po' diversa rispetto a tanti altri paesi europei, e soprattutto i modelli di politica sociale delle due, come si dice oggi. Ecco, se più che nel peso del positivismo, che forse in Italia poi non è stato così cadente come in altri paesi. Io penso alla sociologia. In sociologia indubbiamente il positivismo quantitativista ha avuto meno influenza a lungo di quanto ha avuto negli Stati Uniti, di quanto ha avuto in Francia e in Inghilterra. Ecco, se forse sia in queste relazioni tra le discipline del mercato, le istituzioni e la scienza che le specificità italiane si trovano. Vi lascio con queste domande. Grazie. Iniziamo. Allora, buongiorno a tutti, grazie per questa bella introduzione, vi do tanti spunti sicuramente di discussione che riprenderemo alla fine, e forse ad alcune domande riusciremo a rispondere man mano nella nostra illustrazione. Allora, iniziamo questa giornata di lavori, spero che sia proficua, speriamo di incuriosirvi e di affascinarvi e di riuscire a farlo come noi ci siamo incuriositi e affascinati quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro, no? Lavoro che ci ha impegnato per circa 10 anni e in cui siamo andati a scartabellare una quantità infinita di documenti storici, e immaginate quale mare magno possiamo aver incontrato nel nostro lavoro. E ho cercato, quindi io lavorerò, vi illustrerò alcune cose estratte dal primo e dal secondo capitolo del libro, quindi dall'Unità d'Italia fino al secondo dopoguerra. Ovviamente è una quantità di materiale tale per cui ho dovuto estrapolare quello che pensavo, visto i vostri studi, quello di cui voi vi interessate. Ho cercato di cogliere proprio quello che poteva interessare di più voi, che vi occupate appunto di scienze sociali, e andarvi a raccontare delle cose che, non so se le sapete, forse no, appunto storiche, non so quanta storia fate di queste cose nel vostro corso di studi, però diciamo, ecco, quello che mi piacerebbe che vi arrivasse è quello che è accaduto a noi, cioè la sorpresa di quando ci siamo resi conto che quello che ci avevano raccontato quando si parlava della riforma del 1978, quella che erroneamente è chiamata legge Basaglia, la 180, le cose che ci erano state raccontate riguardo a tutto ciò che aveva preceduto questa legge, cioè ogni volta che ci trovavamo a qualche occasione di anniversario della legge o qualche cosa che faceva ritornare dibattiti sui giornali, discussioni in televisione sull'argomento, ci veniva raccontato che sembrava che prima del 1978 non ci fosse stato nulla, o comunque esistessero soltanto dei manicomi in condizioni disastrose che bisognava assolutamente chiudere. Ora, quando si dibatteva della legge negli anni 70, io ero adolescente, no? E da adolescente, chiaramente, quando sentivo dibattiti televisivi o vedevo documentari sulla situazione dei manicomi, ovviamente inorridivo, ed ero assolutamente d'accordo sulla chiusura di questi obbrobri che ci venivano appunto descritti come dei lager, no? Poi crescendo sono diventata medico, sono diventata psichiatra, appunto ho cominciato a studiare e a leggere, e mi sono accorta che questa non era la situazione di tutti i manicomi, c'erano manicomi che funzionavano molto bene, cioè erano degli ospedali psichiatrici a tutti gli effetti.
e non solo, mi sono accorta anche che magari certe realtà che fanno sicuramente in ordine non era qualcosa che riguardava specificamente la psichiatria, ma era qualcosa che riguardava tutte le situazioni in cui i degenti si trovavano in una situazione di fragilità, di debolezza, quindi non so, gli ospizi degli anziani, gli orfanotrofi, no? Cioè tutte quelle situazioni in cui la gestione dei vari istituti ospizi era una gestione criminale, ma che nulla aveva a che fare con la specificità della psichiatria, quindi era qualcosa che era legato ad altro, non alla psichiatria. E quindi appunto andando a leggere la storia ci siamo accorti di quante iniziative, quanti tentativi onesti di tanti colleghi nostri antenati professionali avevano cercato di migliorare le condizioni di questi malati in una situazione in cui non c'erano farmaci, non c'era nulla, non c'era nessun tipo di presidio, e quindi alcune storie ci sono sembrate addirittura quasi eroiche, no? E quindi più andavamo avanti più ci appassionavamo a tutti questi personaggi, e quindi cercherò appunto di trasmettervi un po' queste cose, no? Per fare questo appunto sapete che il libro parte dall'Unità d'Italia, quindi dal 1861, però devo fare un piccolo passo indietro e partire da Philippe Pinel, perché Pinel è uno psichiatra francese che viene considerato il padre della psichiatria moderna. In particolare l'anno che viene dato come inizio della psichiatria moderna è quello del 1793, che è l'anno in cui Pinel libera dalle catene i pazienti psichiatrici che vivevano tutti insieme in questi ospizi dove risiedevano tutti gli emarginati sociali, quindi assieme ai pazienti psichiatrici c'erano alcolisti, epilettici, idioti, eccetera. E Pinel distingue quella che è malattia mentale da tutto il resto, e da qui si fa partire la psichiatria moderna. Tra l'altro la Francia è anche il primo stato europeo a varare la legge sulla malattia mentale, che è del 1838. Però siccome siamo a Firenze e mi sembrava giusto onorare la città che ci ospita, mi sembrava importante invece parlare di altri due personaggi che sono meno conosciuti perché hanno un potere mediatico minore dello psichiatra francese e che appartengono al Granducato di Toscana. Quindi sono Leopoldo II d'Asburgo-Lorena e Vincenzo Chierugi, che era lo psichiatra. Leopoldo II era il sovrano del Granducato ed è conosciuto per essere stato un grande innovatore. Non so, sapete, appunto nel 1774 modo proprio cioè vara la prima legge sui pazzi, e nel 1786 la prima legge al mondo che abolisce la tortura e la pena di morte. Quindi non so quanti fiorentini ci sono, però credo che sia un motivo d'orgoglio. E Leopoldo II, dopo aver varato questa legge sui pazzi, affida a Chierugi la stesura del regolamento, che Vincenzo Chierugi pubblica nel suo trattato sulle malattie mentali tra il 1793 e il 1794, secondo i principi illuministici. Questo regolamento prevede intanto il rispetto della persona, cioè l'esclusione delle pene corporali, la limitazione degli strumenti di contenzione e l'evitamento dello sfruttamento lavorativo. Questo è stato tra l'altro uno dei motivi che è stato portato anche per la riforma del 1978 quale diciamo motivo valido per chiudere i manicomi, perché molti di questi pazienti psichiatrici venivano fatti lavorare e ciò che producevano veniva venduto, ma ai pazienti non entrava niente in tasca, quindi questo sfruttamento è stato uno dei motivi anche di usa verso il manicomio. E poi le caratteristiche della struttura di degenza, che ovviamente doveva essere pulita, cioè è chiaro che queste cose a noi ci sembrano ovvie, no? Ma all'epoca non erano ovvie per niente, quindi pulizia, serenità e perfetta organizzazione. Questo perché sempre secondo i principi illuministici si riteneva che una perfetta organizzazione esterna fosse in grado di
riorganizzare, riordinare l'interno, la realtà interna del paziente, cioè un ordine esterno doveva piano piano fare a cui paziente un ordine che facesse superare il caos e la dissociazione della malattia mentale. Dunque, questo è il Gran Ducato di Toscana. Nel frattempo, nel 1861, si costituisce il Regno d'Italia e lì immaginate che cosa accade. Innanzitutto ci troviamo di fronte a un paese dove c'è una povertà spaventosa, dove il tasso di analfabetismo è elevatissimo, il 75% di media, e raggiunge delle punte che superano l'80% al sud e quasi il 100% nelle isole. Questa era la situazione dello Stato italiano ed era la più bassa in Europa, un analfabetismo che non aveva pari nel resto d'Europa. Un paese appunto poverissimo che è stato fino a quel momento frammentato, e quindi i nuovi governi si trovano a dover affrontare questa unificazione anche della legislazione, delle leggi, e quindi per quello che riguarda la malattia mentale trovare appunto una legge dello Stato che possa garantire appunto l'assistenza psichiatrica. E tra l'altro la legge di Leopoldo II viene presa in considerazione, vengono fatte tante proposte di legge, ma non si riesce a giungere ad un accordo, e si arriva addirittura al 1891, quindi 30 anni dopo. Che cosa succede? Che il ministro dell'interno dell'epoca, che era Giovanni Nicotera, ed era il governo Ludinini, ordina un'ispezione dei manicomi del regno e incarica i due più famosi psichiatri dell'epoca, che erano Cesare Lombroso e Augusto Tamburini. Questi mettono all'opera, si mettono a girare proprio manicomio per manicomio, e alla fine di questo loro lavoro presentano una relazione al ministro dove denunciano, io ho preso proprio le frasi della relazione, quindi perdonatemi l'italiano ottocentesco, sono proprio delle frasi riprese dalla relazione: l'accumulo grande e crescente dei pazzi nella maggior parte dei manicomi, la grande disformità fra le diverse regioni, e guardate che questi due punti sono rimasti tale e quali fino a oggi. Nel senso, nessuno di questi due aspetti è stato superato a tutt'oggi, e poi ve lo racconterà credo la collega. L'ingresso di patologie non prettamente psichiatriche, quindi quello che aveva fatto Pinel, no? Separare la malattia mentale dal resto, ecco, Lombroso e Tamburini si trovano di fronte a una situazione in cui i malati di mente sono insieme a idioti, alcolisti, epilettici, pellagrosi, dementi, eccetera, per cui il manicomio era uno scarico sia delle famiglie che degli ospedali, di altri tipi di ricoveri e delle carceri, e anche questo è rimasto tale quale. I locali insufficienti e talora sconvenienti. Ora tenete conto anche che stiamo parlando di manicomi che non sono quelli che poi sono stati chiusi con la legge 180, cioè questi, i manicomi che poi sono stati chiusi con la legge 180 devono ancora essere costruiti, quindi stiamo parlando di manicomi precedenti che sono più degli ospizi, insomma. Poi trattamento igienico e morale non sempre adatto, mancanza dolore quasi completa di occupazioni ai malati, deficienza di mezzi ed apparecchi curativi, deficienza numerica assai frequente di personale medico e di assistenza, e anche questo è rimasto tale quale, difetto nella registrazione e nello studio clinico, cioè non c'erano cartelle cliniche, spesso non si sapeva nulla di questi pazienti ricoverati, non c'era nessun dato, e mezzi di coercizione usati con una spaventosa frequenza e in molti luoghi con sistemi veramente medievali. Qui arriva la prima sorpresa, in realtà la sorpresa c'era anche prima, perché in effetti leggere questa relazione è stato sorprendente per noi, perché queste appunto stesse lamentazioni le abbiamo ritrovate poi in certe denunce fatte negli anni 60 e 70, no? Però questa è stata proprio la sorpresa, cioè si chiede l'istituzione del patronato familiare, cioè il collocamento dei malati tranquilli ed innocui presso la propria o altrui famiglia con sussidi,
Cioè loro chiedono che appunto lo Stato si preoccupi di garantire economicamente le famiglie che si prendono carico dei pazienti, anche famiglie non di origine, cioè l'adozione dei pazienti psichiatrici. E questa era una modalità che era stata richiesta in questo congresso internazionale di pubblica assistenza tenutasi a Parigi nel 1889 e che riprendeva un'esperienza che tutt'oggi continua in un paese del Belgio, che è questo Geel, dove c'è una comunità intera che dal XIII secolo accoglie pazienti psichiatrici al proprio interno, cioè e accolgono pazienti che poi lavorano nei campi, fanno parte proprio della comunità di Giulia. All'epoca esistevano già questo tipo di modalità di adozione dei pazienti in Toscana, e ce li siamo, nella Toscana, a Crema, a Bergamo, a Brescia, a Reggio, a Modena e a Perugia. E questo per noi è stata abbastanza una sorpresa, perché rispetto alle cose che ci raccontavano ci sembrava quasi che fossero più avanzati loro che a noi. Questa relazione di Lombroso e Tamburini è seguita alcuni anni dopo, nel 1898, da una inchiesta parlamentare, quella che adesso chiamiamo interrogazione parlamentare, del ministro dell'interno Bellù, che era anche il capo del governo, che aggiunge ai dati che avevano riportato Lombroso e Tamburini anche il rapporto tra medici e pazienti. I medici erano in tutto 206 in tutti i manicomi del regno, psichiatri, di cui 30 avevano in carico dai 123 ai 301 malati, e la proporzione degli infermieri in 6 manicomi era di 1 a 13-14. Questi dati vengono dati come negativi. Allora, tenete conto che adesso, per esempio, nelle cliniche private c'è un rapporto tra infermieri e pazienti peggiore, cioè 1 a 15-20. Ecco, questa è la situazione attuale, no? Questo tanto per dare un quadro. E si arriva finalmente alla legge, la prima legge italiana sui manicomi, sull'assistenza psichiatrica, che è la legge 36 del 1904, che è una legge quadro, cioè non dà indicazioni sull'organizzazione delle strutture e si limita ad indicare che devono essere ricoverati nei manicomi tutti coloro che, affetti da alienazione mentale, questa è proprio la dizione, siano pericolosi a sé o agli altri e o di pubblico scandalo. Il malato rimane sotto osservazione per 30 giorni, dopodiché il direttore del manicomio può decidere le dimissioni o il ricovero definitivo, che però non è irreversibile, cioè quindi è un ricovero definitivo, nel senso un ricovero più lungo di 30 giorni. Quali sono le reazioni degli psichiatri a questa legge? Non sono buone per niente. Rispetto alla legge, tra l'altro, di Leopoldo II è assolutamente arretrata. Criticano l'eccessiva enfasi con cui si sottolinea il concetto di pericolosità sociale, che si fa prevalere sul discorso malattia. Criticano la sudditanza dello psichiatra alle forze dell'ordine, che possono imporre il ricovero. Criticano fondamentalmente i contenuti repressivi della legge. E allora si danno da fare affinché il regolamento, che deve a quel punto dire come devono essere organizzate queste strutture psichiatriche, sia più consono. Il regolamento arriva nel 1909, è costituito di 93 articoli, di cui ben 35 sono dedicati alla gestione dei malati, in particolare alle modalità di ammissione, di assistenza, di cura e trasferimento e di dimissione. Dal regolamento si ricavano altre notizie su come era organizzata la psichiatria in quel periodo. Esistono colonie agricole e familiari, cioè esistono luoghi per malati di mente al di fuori dei manicomi con attività di ergoterapia, cioè di terapia occupazionale. E i primi tentativi, ci diciamo con Firenze, risalgono al 1865 al Bonifazio. Inoltre all'epoca del regolamento era già nota la sperimentazione di Tamburini a Reggio Emilia dal 1897 e successivamente iniziano anche a Volterra e a Imola. Ora, prima del 1909 c'era stato un altro regolamento, il 1905, che però non è stato mai attuato, e si assiste a un passaggio fondamentale dal primo regolamento al secondo, che diventa quello definitivo e che è quello che viene applicato.
Lombroso e Tamburini avevano proposto di separare i pazienti psichiatrici dagli altri marginati e nel regolamento del 1905 questa cosa c'era. Nel passaggio al regolamento del 1909, qui si vede l'intervento governativo, perché il problema era che tutti gli altri marginati non si sapeva dove metterli, quindi di fatto il manicomio diventa, purtroppo è stata chiamata la pattumiera sociale, no? Quella dove venivano messi tutti coloro che non si sapeva dove mettere. In questo passaggio viene aggiunto questo comma 4 all'articolo 6 che prevede di accogliere mentecatti, cronici tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed in generale individui colpiti da infermità mentale inguaribile, non pericolosi a sé e agli altri. Parallelamente vi è l'abrogazione dell'articolo 61 del 1905 che prevedeva di ricoverare gli esuberi in istituti privati. Questi due piccoli cambiamenti saranno quelli che determineranno la pletora manicomiale, cioè l'aumento nel giro di 4 anni spaventoso dei degenti nei manicomi. Tenete conto che per esempio a noi c'era arrivata l'idea che nella legge del 1904 non ci fosse la possibilità del ricovero volontario, cioè che il ricovero fosse solo forzato, e questo non è vero, perché esiste l'articolo 53 e 54 che prevede che chi ha consapevolezza di malattie e vuole chiedere di essere ricoverato per essere curato perché appunto si sente in difficoltà, ha la possibilità di farlo, e questi sono gli articoli 53 e 54. Tenete conto che proprio per questo motivo, sulla base di questi due articoli, il manicomio diventerà anche un luogo di rifugio. Un luogo di rifugio per tutti coloro che non hanno da mangiare, che magari nel manicomio trovano un pasto sicuro, e per esempio nel periodo della guerra, nel periodo del fascismo, un rifugio pure per chi, per dei buddisti, degli oppositori, esatto, che magari appunto potevano trovare rifugio, nascondersi nel manicomio. L'altra cosa interessante sono gli articoli che riguardano i mezzi di coercizione. Nell'articolo 34 si dice che gli infermieri non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico. E nell'articolo 60 nei manicomi debbono essere aboliti, diciamo, dei manicomi che non avevano mezzi di coercizione, o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi, e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'istituto, e comunque è vietato nella cura in case private, quindi questo era possibile soltanto nei manicomi pubblici. In entrambi gli articoli sono previste pene pecuniarie per chi contravviene, quindi vedete che gli intenti erano assolutamente umanitari, cioè non c'era un intento coercitivo negli psichiatri, casomai eventualmente nei governanti, ma non negli psichiatri. E poi l'altra cosa sono i presidi sociali, che è quello che vi dicevo prima, cioè la possibilità di sostenere economicamente chi decide di riprendere in famiglia un paziente psichiatrico dimesso dall'ospedale, o chi intende adottarne uno anche se non appartiene alla propria famiglia. Quello che manca sicuramente in questa legge, ed è quello su cui poi si batteranno tutti gli psichiatri, è l'esistenza di presidi ambulatoriali extraospedalieri, cioè di ambulatori che possano accogliere sia i dimessi dall'ospedale sia coloro che magari non sono mai stati ricoverati ma hanno bisogno di cure. Altra cosa importante, ci avevano raccontato che nella legge del 1904 c'era questo orrore dell'iscrizione al casellario giudiziario, cioè l'equiparazione del paziente psichiatrico al delinquente. Ora, noi andando a leggere, abbiamo visto che nella legge questa cosa non c'è. La norma sul casellario giudiziario è stata introdotta dal fascismo con il codice Rocco nel 1930, quindi ben 26 anni dopo l'approvazione della legge 36. E questa è un'altra cosa. A questo punto, che dire, appunto, gli psichiatri dell'epoca sono animati da queste idee positiviste, da idee socialiste, sono sedotti dall'idea, dalla possibilità, dall'utopia di poter costruire una società perfetta, libera dai conflitti e libera dalle malattie.
e quindi cercano di impegnarsi attivamente sul piano sociale, di confrontarsi con le forze politiche per cercare di attuare questo loro sogno utopistico. E sanno che per fare questo bisogna anche creare una rete internazionale, cioè dei rapporti con altri paesi per creare una sinergia comune e riuscire, diciamo, nell'intento di creare questa società perfetta. E due congressi internazionali, noi abbiamo almeno estrapolato, che sono stati fondamentali in questo senso. Uno è del 1906, si svolge a Milano, è il secondo congresso internazionale di assistenza agli alienati, che istituisce una commissione internazionale con lo scopo di combattere le cause delle malattie mentali e crearne la profilassi. E si fonda a questo proposito l'Istituto Internazionale di Ricerche Psichiche, che è la prima organizzazione di cooperazione internazionale in connessione con i governi dei paesi aderenti, che sono ben 22, tra cui ovviamente l'Italia. E pensate che il presidente che viene eletto per questa commissione è Augusto Damburini, quindi il nostro Augusto Damburini. Questo per farvi capire quanto fosse anche importante, che ruolo importante avesse l'Italia in quell'epoca. Questo poi per rispondere a quanto diceva prima la, che forse c'è stato sicuramente una battuta d'arresto nel ventennio fascista. All'epoca ancora c'era un ruolo dell'Italia che era assolutamente importante. Nel 1912 invece a Londra c'è il primo congresso internazionale di eugenica. Qui comincia a diventare una scienza fondamentale importante per gli scienziati dell'epoca. L'eugenica nasce nel 1883 per opera di Francis Galton, che era il cugino di Darwin, il quale estrapola dalle teorie del cugino concetti sull'ereditarietà, ipotizzando la realizzazione di una società perfetta, prevenendo, contenendo, eliminando il generarsi di individui incapaci di qualità adattive ad un determinato ambiente sociale. Questa eugenica viene accolta a livello internazionale con grande entusiasmo, perché si pensava che applicando l'eugenica si potesse appunto raggiungere lo scopo di una società perfetta. Per fortuna la posizione degli italiani rispetto a questa è molto moderata e molto soft. Infatti l'Italia rimane sempre piuttosto scettica rispetto a certe tecniche di sterilizzazione che erano già state messe in atto all'epoca del congresso negli Stati Uniti. In Italia invece vige un positivismo che è intriso di idealismo e che è fermamente convinto del ruolo centrale di sistemi educatori e riformatori delle istituzioni sanitarie e scolastiche, quindi è un'eugenica intesa proprio in termini più preventivi di informazione. E quindi gli psichiatri si muovono in queste due direzioni. Cioè, da una parte cercano di modificare la legge del 1904, quindi incoraggiando il ricovero volontario, istituendo le colonie agricole e i laboratori industriali, chiedono che il manicomio diventi più un luogo di cura e non di depressione o di controllo, e l'istituzione di una rete territoriale, questo è l'aspetto più importante, di ambulatori e dispensari per l'intervento preventivo. Questa è la cosa principale su cui si battono. In termini preventivi si abbatte molto Ettore Levi, che nel 1921 fonda a Roma l'Istituto di Igiene e Profilassi e propone di istituire una lega di igiene, sottolineando la necessità di approntare un piano di prevenzione per le malattie nervose, promuovendo quindi un'attività di propaganda preventiva e di indagini statistiche utili per gli interventi legislativi. E quindi il 19 ottobre 1924 nasce a Bologna la Lega di Igiene e Profilassi, che ha tra i suoi scopi l'istituzione di dispensari per la diagnosi precoce e cura ambulatoriale delle malattie nervose mentali, dei malati iniziali e dei dimessi dagli ospedali psichiatrici. Tenete conto che nel 1924, nel frattempo c'era stata anche la guerra, ovviamente io ho saltato questo passaggio storico importante, ma pensate che appunto prima comunque del 1924 e addirittura anche nel periodo di guerra, se vedete Catanzaro 1914, un anno prima, c'erano già quattro dispensari, cui segue l'istituzione di molti altri. In questi dispensari, e questa è stata l'altra sorpresa, lavoravano le infermiere visitatrici, che andavano proprio a domicilio del paziente quando gli veniva segnalato un caso, oppure quando un paziente era stato dimesso, per andarlo a trovare, a vedere come stava. Cioè era proprio un'attività domiciliare che adesso dovrebbe esserci, ma non c'è. E il tutto fatto in assoluta gratuità, cioè
cioè questi dispensari non erano coperti dal punto di vista legislativo, cioè era un'iniziativa assolutamente volontaria degli psichiatri e delle infermiere che vi lavoravano. Questo credo che sia una notizia. La Lega continua a lavorare e nel 1937 è riuscita ad aprire i dispensari in 26 province, però non riesce né a ottenere la riforma della legge 36 né ad avere un'istituzione per legge dei dispensari, cioè avere una copertura legislativa dei dispensari. Ora, quanto ho parlato? Se volete 35 minuti. Allora vi finisco con un esempio, perché l'avevo lasciato alla fine se c'era tempo, per dirvi come era organizzato un manicomio. Ne ho preso uno, che era quello di Mombello, Monza, siamo nella zona di Monza, non è l'unico manicomio, però ho preso questo come esempio per farvi vedere un po' che cosa facevano questi psichiatri. Sotto la guida di Giuseppe Antonini, l'ospedale psichiatrico di Mombello ha uno sviluppo incredibile, quindi tra il 1911 e il 1931, guidato appunto da Giuseppe Antonini, che è uno psichiatra che si è dedicato molto all'igiene mentale e alle tecniche manicomiali finalizzate a ridurre la pratica della coercizione ed elevare il livello curativo del manicomio. Come giunge a Mombello, la prima cosa che fa è cerca un contatto con le amministrazioni locali per ampliare il manicomio e cercare di farlo funzionare secondo i propri principi. E quindi istituisce un servizio chirurgico, la consulenza ginecologica, i gabinetti di odontoiatria, riorganizza il lavoro dei ricoverati, lui era contrario, comunque si contrapponeva allo sfruttamento dell'ergoterapia per un tornaconto economico, però considera che è molto importante il lavoro per gli infermi, per i ricoverati. E quindi, oltre alla colonia agricola e ai giardini dell'ospedale, impiega molti malati nei servizi interni dell'ospedale. E poi utilizza anche la musica nella terapia dei malati e forma un corpo bandistico di 70 suonatori. Crea una sala per le attività artistiche e un campo sportivo per l'attività fisica. Ecco, questo è un esempio di questi terribili manicomi prima della legge 180. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Farò prestissimo, vi manderò a pranzo subito, però vi devo raccontare tante cose, quindi cerchiamo di... Forse mi piacerebbe che se dico qualcosa o se vi incuriosisce, siccome andrò a volo d'angelo su tanti argomenti, io oggi vi parlerò di un periodo storico nemmeno lunghissimo, che sono 20 anni, però dove in Italia succedono tante cose. E spero di rispondere alle sue interessantissime osservazioni via. Poi se no dopo ci ritroviamo. Sì, dopo ci diamo un po' di tempo di confronti, di dibattito. E allora, quindi, il periodo è lungo, le cose da dire sono tante e quindi se volete una domanda, interrompetemi, non ci sono problemi. Allora, io vi parlerò del periodo del secondo dopoguerra fino al 68, che è un periodo molto complesso e particolare, che noi abbiamo diviso e distinto in due grosse parti. Un primo decennio che va dal 46 al 56 e poi dal 56 i primi anni 60 al 68. Il primo decennio è sostanzialmente un decennio che si discosta molto anche dalle cose che vi ha raccontato la dottoressa Testa, perché nel mezzo c'è stata una grande guerra, 20 anni di fascismo. Il fascismo aveva azzerato, credo, la spinta interna di qualunque persona, ma soprattutto dei giovani. L'ambiente culturale si era impoverito, il giornalino delle università sotto il fascismo si chiamava Moschetto e Libretto, quindi alla curiosità veniva risposto con la mitologia romana, insomma,
Poi è arrivata la guerra, è arrivata la miseria, la povertà, è un paese che si impoverisce sia fisicamente, materialmente che anche proprio culturalmente. Quindi insomma, nei primi anni, tra il 46 e il 56, l'Italia continua a essere un paese diviso in due, perché il nord è stato liberato dai partigiani, c'ha una storia, c'aveva delle industrie, non se le ritrova più perché la guerra ha distrutto tutto, ma cominciano a riprendersi. Il latifondismo del sud ha impoverito il sud prima e continua a tenerlo povero anche dopo. Per cui questo paese rimane fermo, con un tentativo di ripresa molto blando. Si riprende in qualche modo l'emigrazione, e in questi anni l'emigrazione va verso il nord Europa, non all'interno del paese. Questo avverrà negli anni 60 col boom economico. Gli italiani per mangiare se ne vanno via, vanno in America, vanno nel nord Europa. Quindi la situazione è questa: dal punto di vista politico, i partiti più grossi, quelli che poi continueranno fino agli anni 70, sono la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. In particolare la politica è in mano alla Democrazia Cristiana, ma diciamo che intanto le donne votano in Italia per la prima volta nel 46, quindi noi siamo comunque indietro rispetto agli altri paesi. Il suffragio universale italiano è tardivo. E la nostra cultura è fondamentalmente rappresentata, ora voi siete forse giovani, però in televisione vi danno ancora i film di Don Camillo e Peppone. Questi sono i personaggi che rappresentano meglio di tutti la situazione italiana, cioè un prete combattivo e buono e un comunistone forte e altrettanto combattivo, che però poi alla fine vanno un sacco d'accordo. L'altra coppia rappresentativa di questo nostro paese in questi 10 anni per gli amanti del ciclismo è Coppi e Bartali. Gino Bartali è, diciamo, come si può dire, buono. Fausto Coppi ha una relazione extraconiugale con una donna che si chiama la Dama Bianca, e quindi è sempre, insomma, un attimino messo in un angolo. Però ecco, il paese si muove su questi livelli. I servizi sociali, io me li sono andati a guardare un pochettino, giusto per darvi un'idea, perché in realtà noi gli abbiamo dedicato poco spazio nel nostro libro, è vero, siamo psichiatri e ci siamo concentrati sulla psichiatria. Comunque, i servizi sociali c'erano già. Col fascismo, penso lo sapete, c'era l'OMNI, era l'Istituto per la Maternità e l'Infanzia, e gli assistenti sociali lavoravano lì e nelle fabbriche. Nel 42 mi risulta, poi non so se è vero, però sui libri questo ho trovato, che gli assistenti sociali erano circa 1300, che sarebbe tanto. Mentre poi però negli anni 50 invece sono 1100 davvero, ho trovato le statistiche, quindi non lo so. Diciamo che in questo primo decennio nascono le prime due scuole per gli assistenti sociali laiche, perché per tutto il fascismo o erano appunto fasciste o erano confessionali, e sono il CEPAS, che nasce a Roma, che è il Centro di Educazione Professionale per gli Assistenti Sociali, e l'UNSAS, che è la Scuola Nazionale per Assistenti Sociali a Milano. Quindi si comincia a muovere qualche cosa nel sociale, e l'assistente sociale trova la sua collocazione, oltre che all'OMNI, che rimane ancora, al Tribunale dei Minori e negli enti pubblici assicurativi, quindi INAM, INAIL, come si chiamava, ENAOL, l'INPS. Nel 48, con la Costituzione, viene riconosciuto con l'articolo 38 la necessità dell'assistente sociale in sé, cioè del ruolo sociale dello Stato, che quindi con l'articolo appunto 38 prevede il sostegno per i lavoratori che si ammalano, per chi non ha lavoro e è indigente, per gli inabili e per i minori. E negli anni 50 appunto gli assistenti sociali italiani sono 1100.
negli anni 50 ancora gli assistenti sociali non sono legati alla psichiatria. Poi dopo il nostro destino si lega strettamente, ma per ora ancora no. Per darvi un'idea, sempre seguendo un po', come dire, l'esempio della mia collega, per darvi un'idea di che cos'era la psichiatria negli anni 46-56, vi porto l'esempio dell'ospedale psichiatrico di Venezia, che era uno dei più antichi, più prestigiosi e più grandi ospedali psichiatrici, che dal 46 al 56, fino agli anni 60 completamente, si trova povero, mezzo distrutto, pieno di indigenti, pieno di una patologia che non è più quella psichiatrica, cioè tutto quello che abbiamo sentito finora è completamente scomparso. E il direttore, che è un famoso medico psichiatra, dirige l'ospedale praticamente da solo. I ricoverati sono 1200, divisi su due isole, maschi e femmine, che sono San Servulo e San Clemente. E c'è un libro molto carino che si intitola L'albero della cuccagna, in cui il medico e lo psichiatra l'ha scritto, ha lavorato per qualche tempo in questo ospedale, e dice che il direttore faceva tutto da solo davvero. Era un anatomopatologo, arrivava alle 6 del mattino, alle 8 e mezzo, quando arrivavano i suoi 6 aiutanti medici, lui aveva già fatto le visite tra i due ospedali, aveva sistemato i vetrini, fatto le terapie di shock e controllato eventuali ferite. Gli infermieri gestivano in realtà i manicomi, cioè c'erano dentro tanti nemmeno, però insomma comunque gli infermieri erano quelli che avevano il rapporto più diretto con i pazienti, e l'assistenza psichiatrica arrivava a essere carente completamente, ma non solo a Venezia. Questa storia qui è più o meno simile in tutti gli ospedali psichiatrici, naturalmente con la differenza tra il centro-nord e il sud, quindi la Toscana, l'Emilia-Romagna, cioè tutto il nord d'Italia ha ospedali ancora, manicomi che si possono già chiamare ospedali, ecco, per capirsi. Invece il centro-sud, intanto l'assistenza psichiatrica è in mano alle opere pie, quindi ai religiosi, è quindi gestita in maniera privatistica e con dei principi molto diversi. Però su tutto il territorio nazionale gli psichiatri sono impiegati della provincia o impiegati delle opere pie. Non hanno bisogno nemmeno di essere iscritti all'albo dell'ordine dei medici per entrare in ospedale. La psichiatria si studia nelle università, ma rimane fondamentalmente una psichiatria biologista, positivista e chiusa in questo mondo razionalista, ma insomma poi direi proprio positivista, non c'è un'altra parola, idealista, perché c'avevamo alle spalle questa cultura, gli studenti, i medici, gli studenti di medicina che volevano studiare psichiatria lo facevano su un libretto piccolino che si chiama Gozzanino, perché era un manualetto di poche pagine scritto da Mario Gozzano, che era un neuropsichiatra. La specializzazione in psichiatria non esisteva, esisterà nel 76, la neuropsichiatria ha una grossa parte di neurologia fondamentalmente, anche perché comunque la psichiatria è comunemente intesa come uno studio del danno organico cerebrale. In questi anni in Italia le influenze filosofiche e psichiatriche degli altri paesi europei non si sentono, purtroppo gli italiani sono chiusi a questo tipo di discorso, mentre in Francia c'è Minkowski, in Germania comincia Jaspers, Husserl e poi arriva Bischwanger. Insomma c'è un fermento culturale psichiatrico che in Italia per ora non arriva, e quindi noi rimaniamo una psichiatria biologista, organicista, con una fama passata, che poi abbiamo fatto un salto, abbiamo saltato un po' tutta questa parte di Cerletti, noi siamo stati, anche Lombroso, sono stati psichiatri famosi in Europa, perché in quegli anni avevano portato una qualche innovazione nella ricerca, che poi invece negli altri paesi è andata avanti e da noi no. E quindi siamo rimasti legati all'idea che i tratti somatici fossero indicativi di malattia mentale o di demenza, che questa cosa fosse
congenita o genetica, e quindi la psichiatria è proprio, come dire, una sorellina piccola piccola che sta lì un po' a cercare di riprendersi. I pazienti dei manicomi sono quelli che ha letto la mia collega. Noi a questo mentecatti cronici tranquilli ci è piaciuto tanto, l'abbiamo scritto 1000 volte, però, perché era una sua musicalità. I poveri mentecatti cronici tranquilli sono pazienti con deficit intellettivi fondamentalmente, cronicizzati e tranquilli, cioè che stanno buoni buoni. Poi ci sono i cretini, ma il cretinismo è una malattia, non è quello quando uno gli dice cretino, perché si va a arrabbiare, no, è una malattia legata a un deficit del funzionamento della tiroide. In Italia è stata endemica, da Val d'Aosta fino a pochi anni fa, e poi alla fine aveva il cretinismo endemico perché nell'acqua c'è poco iodio, e quindi tant'è che ora i nostri sali sono tutti lo iodio aggiunto, così i nostri bambini non sono cretini. Poi va bene, dentro ci sono tutti quelli che abbiamo sentito ora, gli epilettici cronici, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i dementi, i bambini orfani o con lesioni, cerebrolesioni. In realtà, siccome siamo in epoche di povertà estrema, all'interno dei manicomi ci sono anche dei poveracci quasi normali, diciamo, che però sono veramente poveri, e i bambini che sono nati nei manicomi. E quando io sono andata a Siena all'ospedale psichiatrico, e stiamo parlando degli anni 80, non so, così vecchia, negli anni 80 c'era, io ho conosciuto persone grandi, che avevano più di 40 anni, però erano nate nell'ospedale psichiatrico, da pazienti, da degenti, da persone che stavano dentro, che non avevano altre possibilità, e i bambini sono rimasti dentro, e non erano matti però, stavano anche benino a dire la verità, però erano cresciuti in questo posto e non volevano uscire, giustamente ovviamente. Comunque, le terapie di questi anni sono sempre le stesse degli anni precedenti. Fino al 56-60 in Italia si continua a fare l'idroterapia, cioè si mettono nell'acqua calda, fredda alternativamente nel tentativo di tranquillizzarli. E fondamentalmente le terapie di shock, che sono violente, pesanti e usate in questi anni anche malamente. Per cui un po' è anche vero che, insomma, poi c'è stato tutto un movimento che rifiutava questa situazione qui, giustamente. Allora, le terapie sono la febbre malarica, cioè facevano, diciamo, pungere, iniettavano il plasmodium della malaria, e gli facevano salire, che provoca questa febbre altissima, gli facevano salire la febbre fortissima. Poi gliela riabbassavano, insomma, sempre con l'idea che, come l'insulinoterapia, come la cardiazoterapia e come infine come l'elettroshock, che lo shock, cioè arrivare alle soglie della morte, potesse in qualche modo fare bene. Questo era il pensiero fino agli anni, fino alla scoperta dei psicofarmaci, queste erano le terapie. Le terapie chirurgiche erano anche più feroci, perché la leucotomia è vero che tranquillizzava i pazienti, ma insomma li faceva diventare dei vegetali. Avevano imparato a farla dal setto nasale, arrivavano ai lobi frontali e tagliavano le connessioni, per cui il paziente diventava ricciolito, un gnoccolone, molto tranquillo, certo non più aggressivo, non più violento, però insomma, se vi ricordate, qualcuno va sul nido del cuculo, a lui, l'avete visto? No, sì. L'avete visto nessuno? Sì. A lui, a Jack Nicholson, gli fanno una lobotomia e l'indianone a quel punto lo uccide per evitargli questa vita che non è più vita, perché non era più lui. I farmaci esistenti sono il bromuro e il sulfonal come tranquillanti, la stricnina come incitante, e gli oppiacei per l'angoscia e l'insonnia, cioè niente praticamente. Tra l'altro la stricnina dava delle convulsioni terribili, faceva dei dolori, però questi erano. Piano piano arriviamo.
arriviamo alla fine di questo decennio e comincia un certo fermento. Intanto l'Italia riparte da un punto di vista economico, quindi le fabbriche, gli americani ci hanno aiutato tanto, ma insomma le fabbriche riprendono, la produzione agricola riprende, si cominciano a spostare masse di persone dal sud al nord, perché il nord ricomincia a ricostruire e a far lavorare sia le fabbriche che l'edilizia. In Toscana arriva, mi pare negli anni 54, insomma in Toscana arriva il piano casa di Amintore Fanfani, che è un nostro corregionale, era di Arezzo, e si cominciano a movimentare un po' anche le idee, la cultura e la politica, per cui in Italia finalmente nel 1958 la senatrice Merlin fa la legge, che sarà chiamata Merlin, che chiude le case chiuse o bordelli, come si chiamavano, case di tolleranza, chiude. E quindi finalmente in Italia, dopo che tutto il resto del mondo era già avvenuto da moltissimi anni, la prostituzione diventa reato, e favorire la prostituzione diventa reato, cioè il ventennio fascista aveva fatto sì che gli italiani pensassero che la moglie era una cosa e il piacere si comprava in queste case chiuse pagando il corpo di giovani donne. La legge Merlin viene ostacolata e osteggiata tantissimo sui giornali di destra, questa povera senatrice se ne sente dire di tutti i colori, ma è tenace e fa un'altra cosa importante: toglie la dicitura NN dai documenti dei figli di orfani, che fino allora c'era e che era una specie di bolla di riconoscimento per questi bambini che poi diventati grandi erano figli di NN, quindi voleva dire delle prostitute e di non si sa chi. Entra finalmente, anche qui con un po' di ritardo perché negli Stati Uniti arriva nel 60, in Italia nel 65, la pillola anticoncezionale. Anche questa è una rivoluzione nei costumi, le donne sono libere di disporre della propria sessualità senza avere l'angoscia o il dovere di procreare. La televisione comincia a essere in tutte le case, le lavatrici pure, le macchine pure, gli italiani si cominciano a muovere e a interessare a tante realtà diverse. Io mi ricordo che ero piccolissima, quindi forse facevo la prima elementare, in televisione si comincia il recupero dell'analfabetizzazione, cioè il maestro Manzi, il maestro Manzi era un bell'uomo che su questo schermo in bianco e nero nei bar, io vivevo in un paese qui vicino, San Casciano Val di Pesa, nel bar della Casa del Popolo o dell'Arli faceva lezione ai contadini, e ce n'era tantissimi che non sapevano nemmeno fare la propria figlia, e che hanno imparato con questa cosa della televisione a scrivere, a fare la firma. Quindi insomma in questi anni si cominciano a muovere tante cose e arrivano in Italia anche finalmente, devo dire senza ritardi particolarmente significativi, gli psicofarmaci. Gli psicofarmaci io ora non ve li racconto perché è una cosa complicata, però quando noi abbiamo intervistato gli psichiatri anziani degli ospedali psichiatrici di Padova, di Genova, ci siamo commossi sempre noi, perché questi ci raccontavano delle storie incredibili, cioè voi pensate, un manicomio dove o li leghi o gli tagli la testa o li butti nell'acqua e li soffochi o gli fai l'insulina fino a morire e poi gli dai un po' di zucchero. No, con una pasticca la gente si tranquillizzava, stavano meglio, si poteva parlarci, si poteva cercare di fare un rapporto finalmente con delle persone. Ma quello che ci ha credo commosso ancora di più è che nonostante, no, uno pensa finalmente, eccolo là, abbiamo trovato la cura, hanno trovato la cura della malattia mentale. Loro si sono resi conto subito, tutti i nostri colleghi con cui abbiamo parlato ci hanno detto, dopo poco, dallo stupore alla gioia, alla consapevolezza che queste sostanze peraltro non curavano.
rendevano il paziente più tranquillo, quindi era necessario mettere insieme al farmaco qualche altra cosa. E questo qualche altra cosa si chiama psicoterapia, si chiama parola, si chiama riuscire a parlare con i pazienti psichiatrici, significa fare un rapporto con i pazienti psichiatrici, che ovviamente si fonda sulla parola, ma che diventa rapporto, cioè diventa, come si può dire, una comunicazione empatica. Questa cosa qui consente quindi una ripresa anche degli studi, per esempio di psicopatologia, che in Italia, vi dicevo, non è ancora arrivata, mentre nel resto del mondo sì. Gastone Maccagnani dell'ospedale psichiatrico di Imola è il primo che introduce una ricerca sulla psicopatologia dell'espressione, che vuol dire che gli psichiatri si rendono conto che alcune espressioni, cioè che i malati di mente hanno una capacità espressiva, che sia artistica o meno, che sia geniale o meno, non è importante. Importante è che ci sia dietro a questi disumani, a queste persone che erano considerate poco più che animali fino ad allora, diciamo, o comunque pezzi di organo leso, c'è qualcosa che induce una ricerca, e questo qualche cosa si manifesta poi negli studi, appunto, a cui partecipano anche gli artisti veri, cioè Renato Guttuso, Dino Buzzati, alcuni, insomma altri, ora io i nomi non me li ricordo più. Però i manicomi si cominciano ad aprire, e si cominciano ad aprire molto prima della 180. Questa è un'altra di quelle cose che noi abbiamo scoperto studiandola, perché un po' la mitologia raccontata, un po' secondo me un occultamento sistematico di certe informazioni, ha fatto sì che gli psichiatri come me, che si sono laureati nell'83 e quindi avevano visitato i manicomi nel 78-79, anzi no, io nell'80 la prima volta ci sono entrata, quello che vedevano era tutto merito della 180, era tutto merito di questo movimento antistituzionale. In realtà, insomma, un po' di cose erano successe prima, ovviamente, e nella psicopatologia dell'espressione ci sono dei nomi fondamentali, che sono appunto Gastone Maccagnani, ma anche Ferdinando Barison e Sergio Piro, che fanno studi sul linguaggio schizofrenico. Cioè, improvvisamente si trova finalmente in Italia delle ricerche serie, approfondite, con dei direttori di manicomi che riescono anche a creare un ambiente culturale all'interno del manicomio stesso. E qui in Toscana, sempre per renderci, perché sono toscana, un gruppo di psichiatri che si chiamano Gianfranco Zeloni e Graziella Magherini e altri, ora tutti i nomi non me li ricordo, ma se volete ve li cerco, si uniscono in un impegno associativo e editoriale affiancato a quello di un altro bollettino che si chiama Bollettino della Mopi, di cui vi parlo tra un attimo, fondano questa rivista, L'assistenza psichiatrica e vita sociale. In questa rivista, che viene prima dei fogli di informazione di psichiatria democratica, che nasce nel 73, qui siamo nel 65, si cominciano a condividere e a scambiare informazioni tra gli psichiatri e tra i sociologi, gli educatori dei CEMEA e anche però con i tribunali, per esempio. Quindi si comincia a creare una possibilità di comunicazione. In questi giornalini compare per la prima volta l'importanza della figura dell'assistente sociale, perché in questi studi si comincia a capire che se gli psicofarmaci non sono sufficienti, se è necessario il rapporto, è anche necessario qualcuno che aiuti questo, che aiuti il rapporto tra il malato e la società. E questi
questo è la figura dell'assistente sociale che finalmente entra in psichiatria, comincia a entrare a contatto, diciamo, con questo ambiente e molto prima, insomma qualche anno prima della legge Mariotti, che sarà quella che poi li prevede proprio come nell'organico dell'ospedale, alcuni direttori di manicomio, sempre del centro nord, cominciano a far entrare e ad assumere assistenti sociali. In questa rivista gli assistenti sociali scrivono e in questa rivista comincia a comparire per la prima volta in maniera ufficiale l'idea dell'équipe, cioè di un lavoro fatto da un gruppetto di persone in cui il medico si affianca all'assistente sociale, allo psicologo e agli infermieri. Su questa rivista troviamo nomi famosi come Jervis, come Basaglia, come Diego Napolitani e anche Adel Vascotti, che è meno famoso, ma ve lo racconto dopo, è stato un tipo molto singolare, cioè è rimasto simpatico anche Adel Vas. La l'humus di questa rivista è quello che poi porterà alla legge 180, e cioè praticamente è un incontrarsi tra l'area cattolica di sinistra, che qui in Toscana è rappresentata da Giorgio Lapira, il Partito Comunista, che nella figura di Giovanni Berlinguer trova il suo mediatore, e poi come dire, le frange culturali che stanno intorno a questi due grossi partiti. Cerco di tirar via svetta perché allora questi anni la psichiatria ha due opzioni teorico-metodologiche, che sono la psichiatria di settore e le comunità terapeutiche. La psichiatria di settore è un modello organizzativo a cui tengono molto gli psichiatri cosiddetti, diciamo, istituzionali, cioè quelli che criticano l'istituzione non tanto come tale ma come mal organizzata, e in questi, tra questi, ci sono tutti i medici che vi ho detto prima, da Ferdinando Parison a Balduzzi, i direttori di questi grandi ospedali più illuminati, che fanno parte anche di questo grosso sindacato che si chiama AMOPI, cioè Associazione Medici Psichiatri Ospedalieri Italiani. Questa grande associazione raggruppa all'interno, al suo interno, il 95% degli psichiatri italiani, che nel 60 sono 600, alla fine degli anni 60 sono 900 persone, distribuite in questi ospedali, dove per esempio, come ho detto, a Venezia c'è un direttore e 6 medici, e quindi il rapporto è possibile con 1200 ricoverati, mentre per esempio nell'ospedale psichiatrico di Padova il suo direttore è Ferdinando Parison, gli infermieri sono più numerosi, lui riesce a far assumere dai consigli provinciali, perché gli ospedali psichiatrici dipendevano dalle province, il sistema sanitario nazionale era ancora di là da venire, anche se qualcuno già lo pensava e lo auspicava. Quindi la nostra assistenza sanitaria era divisa per lavoratori, ogni categoria di lavoratore e la sua famiglia aveva una mutua, una cassa mutua, che capisco per voi sia una roba impossibile da pensare, però quando io ero piccina i miei mi portavano all'EPAV, perché mio papà era veterinario e c'era la cassa mutua dell'EPAV. L'ospedale psichiatrico di Padova apre i cancelli, apre i muri, comincia a creare una situazione che si chiama socioterapia, e Barisan fa entrare 6 assistenti sociali nell'ospedale, che sono tantissimi rispetto ai mezzi di allora, perché ritiene, e qui è l'innovazione vera, è quello che poi ancora continuano a fare gli assistenti sociali con noi, che l'assistente sociale possa aiutare il passaggio tra l'ospedale e il fuori dall'ospedale, tra la ricerca e il sostegno nei dispensari che si ricominciano ad aprire perché erano stati chiusi, considerate che la guerra aveva decimato anche tanto, e quindi loro cominciano a proporre, sia facendolo, sia nelle sedi politiche, in quanto sindacato, quest'idea di psichiatria di settore. Praticamente l'ospedale psichiatrico, invece che essere diviso in dipartimenti e reparti dai nomi, insomma, impossibili, tipo cronici agitati sudici,
Così si chiamava Nirvana. Quando ci sarà da te negli 80 c'erano ancora sulla porta clinoterapia donne e clinoterapia uomini, che era la seconda di come li curavi, cioè li mettevi sdraiati, era la clinoterapia. Uomini e donne che dovevano essere separati. E qui e invece cominciano a fargli, che ne so, compaiono i primi giornalini dell'ospedale, compaiono i bar all'interno dell'ospedale, compaiono le attività socio-riabilitative, risocializzanti, l'ergoterapia, compare effettivamente anche questa idea di sfruttamento in alcuni. Però negli ospedali di Padova, in questo di Varese per esempio, Varese è un ospedale grandissimo, è l'ospedale più operoso d'Italia, lo definiscono così. Allora, ci sono, intanto c'è un bacino di utenza di 700.000 abitanti, ospita più di 1.000 pazienti, e c'è un turnover, si direbbe oggi, di altrettanti. Quindi nel complesso in un anno dentro l'ospedale di Varese girano 2.000 persone con 600 pazienti psichiatrici cronici internati fermi. Lavorano tutti e con il loro lavoro si pagano la retta per le migliori condizioni all'interno dell'ospedale. È vero che questi ospedali sono delle eccezioni, però come vi diceva la dottoressa Testa è anche vero che a noi non c'era arrivata notizia di ciò. E quando cominciano a cercare di cambiare le situazioni, giustamente perché gli ospedali, poi vedremo, il ministro Mariotti fa l'ennesima ricognizione degli ospedali e li chiama Lager, lui c'ha anche ragione, ma quando noi, cioè io ve lo propongo una domanda, quando un reparto di cardiologia è sudicio, uno lo ristruttura o lo chiude? A casa nostra si ristruttura. E poi magari si amplia e si fa, e invece in psichiatria l'hanno chiuso. Così, tanto per darvi uno spunto, no, io non sono contraria alla chiusura dei manicomi, io sono arrivata e erano già chiusi. Quindi. Però bisogna riflettere su quello che si fa, quando lo si fa, negli anni in cui si fa. Credo che la professoressa prima ci ha detto una cosa bellissima, noi abbiamo fatto davvero questo, cioè abbiamo cercato di mettere insieme la psichiatria con l'ambiente culturale, perché è importante per gli psichiatri, ma anche per i sociologi e soprattutto per gli assistenti sociali, che abbiano un'idea di essere umano giusta, perché se l'essere umano viene visto come una macchinetta o come una fonte di bisogni o come un soggetto perverso, allora poi cambia quello che tu gli fai, come glielo fai e a come rispondi alle sue esigenze e ai suoi bisogni. E per gli psichiatri è una roba gravissima, ma anche per voi direi che insomma ci dovete pensare un attimo, perché i bisogni sono tanti, le persone hanno il diritto ad essere aiutate, bisogna saperlo fare, perché qualche volta essere, diciamo, troppo buoni, e questo vale anche nei rapporti privati peraltro, troppo buoni fa male, fa danno, non ti fa crescere. Quindi, va bene, basta, finisco subito, no, andiamo in un altro ma ci torniamo su questo terreno, sì. Magari alla fine, eh? Apposta, d'accanto al settore abbiamo la comunità terapeutica, le comunità terapeutiche sono tante, sono diverse, si aprono sempre nel centro nord, i nomi che vedete qui sono quelli delle persone più quanto fare? 5 minuti, quindi faccio proprio detta, sono quelli delle persone che hanno creato comunità significative. Ora, Fabrizio e Diego Napolitani sono stati veramente degli antesignani e hanno prodotto anche un corpo teorico e comunque delle osservazioni interessanti, tra le quali io, che lavoro in una comunità terapeutica oggi, ci posso ancora tirar fuori, nonostante sia passato tanto tempo, delle cose interessanti. Sergio Piro pure. È del Viscotti, ve lo dico perché mi sono divertita. Cioè, questo signore nasce a Bologna, lo mandano in un ospedale psichiatrico terribile, lo comincia a riformare e lo cacciano via perché la provincia non accettava che lui facesse questa apertura del reparto. Passa in un altro ospedale psichiatrico privato e lo cacciano via definitivamente, perché anche lì apriva i reparti e cercava di cambiare questi nomi dei cronici, dei tranquilli, sudici, agitati, insomma,
cerca di lavorare là dentro, è un po' come dire, un sessantottino ribelle del Biscotti, è un tipo particolare. A un certo punto incontra Basaglia, Basaglia dice: guarda, so che a Cividale del Friuli cercano un direttore d'ospedale, vai lì. E lui parte con un assistente sociale, un sociologo e due colleghi. Arriva a Cividale, la provincia lo nomina direttore generale dell'ospedale e, di Cividale del Friuli, dopo 8 mesi lo cacciano e lo cacciano via perché lui ha completamente abolito qualunque restrizione, qualunque contenimento, qualunque porta e ha aperto l'ospedale. Ha convocato i familiari, ha chiesto una mano a gestire questi pazienti, ha ridotto drasticamente la somministrazione dei farmaci che nel frattempo era molto diffusa e diventavano pesanti. Quindi l'amministrazione provinciale lo chiama e lo licenzia. Lo licenziano, lui non se ne va, i familiari occupano il reparto insieme ai pazienti, insomma, per mandarlo via, una colonna di carabinieri parte da non mi ricordo dove, ma insomma da Trieste credo, e arriva a Cividale del Friuli e quelli che li vedono passare annotano che sembrava scoppiata l'altra guerra mondiale, cioè dove vanno questi con le camionette, i poliziotti, insomma vanno lì e lo portano via. E il dottor Cotti, no, poi dopo si ritrova a Bologna e lavorerà per conto suo. L'esperienza di Perugia pure è un'esperienza di cui non si sa niente perché gli psichiatri perugini non hanno scritto niente. Scoppia un caso terribile a Perugia perché un paziente che è stato legato per anni, e questo succedeva negli ospedali psichiatrici, succedeva anche che i muscoli si inflaccidissero e i pazienti non si alzavano. Per cui avevano imparato a fargli camminare legati. E a Perugia muore questo paziente perché è legato, quindi scoppia un casino, un giornale del Paese Sera fa un reportage molto pesante, i perugini non si perdono d'animo, gli umbri interi, tutta la regione, tutta la provincia partecipano a questo movimento di rinnovamento, gli psichiatri, in testa era Giacanelli, gli psichiatri perugini sono un gruppo compatto, ma soprattutto è compatta l'amministrazione con gli psichiatri e questo rende possibile, perché quando il sociale e la politica si incontrano con una dimensione sanitaria, Perugia è la prima città italiana che chiude l'ospedale psichiatrico, prima di tutti, prima di qualunque legge. Fanno i dispensari che chiamano ambulatori, si coordinano in un dipartimento di salute mentale che in Italia arriva 20 anni dopo, il regolamento di questo dipartimento di salute mentale oggi è quello di allora, l'hanno fatto loro, l'hanno scritto loro, e in questo bisogna dire che i sociologi, gli assistenti sociali sono stati fondamentali, loro ce l'avevano, ci lavoravano bene, andavano in giro con gli assistenti sociali piuttosto che con gli infermieri, mentre la psichiatria manicomiale si reggeva sugli infermieri, questo bisogna dire. L'altra comunità famosa, la sapete tutti, è quella di Gorizia. Basaglia arriva a Gorizia nel 61, apre il manicomio, l'ospedale è piccolino, riesce con un gruppo forte di medici che arrivano insieme con lui o che lui chiama da Roma e da Padova, perché lui veniva da Padova, era nel Veneto, si era laureato e specializzato a Padova, a creare una situazione diversa, ma soprattutto lui diversa da come era prima, simile alle altre comunità di cui vi ho detto, però quello che lui fa è innanzitutto far stare i medici nell'ospedale, quindi cambia il rapporto dagli infermieri ai medici. I medici stanno tutto il giorno dentro, cominciano a lavorare diversamente, a assumersi direttamente la responsabilità del paziente e soprattutto lui chiama la televisione, chiama i giornali, chiama i fotografi, chiama gli artisti e esplode in senso nazionale questa comunità, invece di altre. Però le altre c'erano e funzionavano tanto quanto. Basaglia fonda questa comunità su quella che lui chiama la messa tra parentesi della malattia. E ancora siamo in un periodo in cui Basaglia e i suoi colleghi, i suoi amici, i suoi assistenti, diciamo che
loro non hanno mai creduto nell'istituzione buona, però insomma ancora ritengono l'istituzione riformabile e quindi buona. Subito dopo, ve la racconterà il mio collega, questa cosa non accadrà più e loro quindi riterranno l'istituzione cattiva e fonte di malattia, ma soprattutto, e questo ancora è qui in questa comunità, loro lo fondano, loro non ritengono importante né la psicoterapia né l'ergoterapia. L'ergoterapia o socioterapia perché è di sfruttamento, la psicoterapia perché edulcora il rapporto di rivolta, di rifiuto dell'istituzione. Quindi il paziente deve curarsi facendo, secondo loro, uno scontro istituzionale. Questo ve lo lascio riflettere a voi, però insomma stiamo parlando di pazienti psichiatrici gravi che dovrebbero migliorare ribellandosi a una qualche cosa che si chiama ospedale e che magari non sarà stata buonissima, ma forse non era nemmeno così. Sicuramente era un momento di sostentamento, di contenimento, di aiuto. Finisco. Tra il 65 e il 68 gli psichiatri italiani scendono in una lotta sindacale mai vista prima, fanno 4 scioperi, l'ultimo è a oltranza, chiedono la riforma della legge, la legge non è più accettabile quella che è. Tutte queste esperienze ovviamente portano alla richiesta di un cambiamento, cioè non è più possibile che lo Stato e il corpo di leggi sia sempre lo stesso. Quando il governo diventa il governo Moro terzo, il presidente del Consiglio era Moro per la terza volta, il ministro della sanità si chiama Luigi Mariotti. Luigi Mariotti fa una prima indagine e un primo libro bianco, accusa gli psichiatri di essere gli psichiatri della volta, cioè di arrivare la mattina a guardare l'ospedale e andare via a guadagnare privatamente fuori. E non era proprio tutto sbagliato, però non era nemmeno proprio vero. I giornali danno ragione al ministro, la Morri si comincia a attivare e difende giustamente la categoria. E loro, bisogna dire, che scrivono sul bollettino: gli ospedali psichiatrici non vanno riformati perché sono sporchi o carenti, vanno riformati perché la cura deve essere diversa, la presa in carico deve essere giusta e non è possibile perché siamo sotto organico e mal pagati. Insomma, tra trippole e trappole, come si può dire, tra scontri, incontri, convegni, passano 3 anni. Il ministro Mariotti si convince a portare avanti un disegno di legge, ma bisogna fare presto perché naturalmente il governo sta cadendo, ci sono le elezioni, quindi si ricomincia tutto da capo. Questa roba qui è sempre così ancora ora, se avete visto gli OPG l'hanno messo nello stesso modo, senza la legge, con una leggina quadro veloce, e quindi si arriva finalmente al febbraio del 68, 13 marzo del 68 viene pubblicata la legge 431, detta legge Mariotti, sul Gazzetta Ufficiale. E da qui comincia un'altra storia, ma come leggerete, io l'ho chiusa con una frase che il dottor De Messier gli è uscita così quando abbiamo scritto questo libro, l'ha detta così: il paziente non è più delinquente, ma il medico è ancora un po' guardiano e l'ospedale è ancora molto manicomio. Che sintetizza tutto il discorso sulla legge, perché è vero che la legge apre, consente la divisione in piccoli reparti, non ci devono essere più di 125 malati, ogni 125 malati ci sono 3 medici e 2 assistenti sociali, prima ce n'era una a 1000, insomma, e non mi ricordo, una 30ina di infermieri. Ma è anche vero che non regolamenta quello che c'era negli ospedali, quindi i pazienti che c'erano rimangono col vecchio, diciamo, ordinamento, gli internati, perché pericolosi a sé e agli altri, continuano ad esserci e quelli continuano ad essere internati per sempre se il direttore decide. Quindi da una parte l'ospedale diventa un ospedale, cioè il manicomio diventa un ospedale, la gente ci può entrare, può chiedere di essere ricoverata, può firmare per le dimissioni, ma il grosso dei pazienti che c'era invecchierà fino al 2008, quando davvero gli ospedali psichiatrici poi saranno chiusi.
tutti, ma questa è un'altra storia, ve la racconta il dottor Dario e io mi fermo. Allora, quindi adesso noi facciamo una pausa. Alla ripresa ci sarà ancora un pezzo di storia e l'ultimo intervento del dottor Del Messé andrà più su una riflessione sulla malattia, la socialità, quindi un discorso diciamo più antropologico.